Sì. Roma, Roma. Cos'è il re? Abbiamo capito. Ancora una? Scusa. Come si chiama? L'ha detto? Questo studio rappresenta un primo esempio di ricerca svolta in laboratorio e di attività nel campo. È stato possibile grazie all'integrazione dell'attività del Driving Campus Test e del laboratorio analisi. In questo modo abbiamo potuto lavorare con presa diretta sui cani e contemporaneamente verificare scientificamente i risultati ottenuti. Stiamo addestrando i cani alla segnalazione del Covid-19 qui al Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, dove ogni giorno veniamo riforniti di campioni biologici provenienti dal Covid Center. Abbiamo addestrato e stiamo addestrando i cani per un impiego in un contesto urbano e quindi un ritorno alla normalità, stadi, aeroporti, stazioni, grandi eventi, dove l'aiuto del cane può essere fondamentale per accelerare le procedure di screening. Per il campus biomedico abbiamo pensato degli strumenti addestrativi moderni, nuovi, e li stiamo attuando presso il drive-in, dove contiamo in 6-8 settimane di terminare la fase di ricerca per poter poi passare a un momento applicativo. E il nostro lavoro qui si inserisce all'interno di un progetto più grande di ricerca scientifica promossa dal Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, che è unica al mondo per campioni processati e per tipologia di lavoro che stiamo effettuando. Quindi ci auguriamo che questo grande lavoro, che è un lavoro di sinergia e di sistema con il laboratorio scientifico, con l'ospedale, con i dipartimenti universitari, possa poi trovare un'applicazione in contesti urbani di sicurezza dei quali ci occupiamo da tanto tempo. Questo esperimento che si sta conducendo al campus biomedico con l'addestramento di cani dell'unità cinofila nel riconoscere i soggetti positivi al Covid è molto importante in termini di epidemiologia e di sanità pubblica. Pensate soltanto all'utilizzo che se ne può avere nei grandi eventi come potrebbero essere concerti o partite di calcio negli stadi, evitando test di screening costosi, dispendiosi, con tante risorse e risparmiando sui tempi per dire a una persona se è positiva o negativa. Questo abbinato ai sensori, sarà una grande risorsa per il futuro.